Benvenuti a questa breve indagine, grazie alla nostra amica, che intitolerò Malore improvviso. Ciao Elena. Ciao. Una nuova patologia, malore improvviso. È il caldo, è lo sport, è la mancanza di acqua quando si balla in discoteca. Colpisce tutti, specialmente i giovani, e specialmente gli sportivi. Colpisce il cuore. Causa esoterica, Elena è una nuova patologia, eh, non c'è mai stata il malore improvviso. Mm. Intanto nel cinema chiamiamo tutti i medici del mondo, sia quelli che lo sono ancora, sia pochi, sia quelli che sono degli ipocriti di merda. Ah, eh, possono entrare? <ride> sì, sì, entrino, entrino, oh. sono invitati. Okay. Sono invitati assolutamente, non so se poi entreranno. Diciamo che dentro il cinema possono vedere come stanno le cose, fuori dal cinema uh -huh. c'è una tempesta di ad eternum che gli scarico io sulla testa. Okay, allora dentro il cinema, no, uh -huh. formazione. Decidono loro, uh -huh. chiama anche Ippocrate. Così, visto che hanno giurato su di lui. Con lui causa esoterica, elena Allora, a livello esoterico, io vedo che hanno qualcosa all'interno della circolazione, direi perché vedo che si ferma eh, è come se a un certo punto si fermasse in un vaso o eh, anche in un vaso del cuore. Ok, e c'è un vedo una specie di palla. Sotto con due ganci che si aggancia alla pare, alle pareti del vaso e crea un, 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 un tappo, una palla. Un tappo, è per tutti uguale. Siccome stiamo parlando di cinivacca, immagino, no? Eh sì, 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 sì. sì. Siccome i genova che sono di diverso tipo, diverse dosi, diverse marche, c'è solo una patologia? C'è un'unica finalità? Perché non tutti insieme? Allora, allora vedo quello, quella cosa lì. Sì, poi alla fine però arrivano lì, ma in alcuni vedo solo quella cosa lì, in altri vedo che prima c'è anche eh, si forma. Um, boh, si sì. come posso dire? Ti dico cosa vedo? Eh. Si, si, si attaccano le cose le molecole all'interno vedo delle molecole attaccate tutte assieme all'interno del sangue ed è come se eh, man mano che passa questo grumo di molecole se ne attaccano delle altre mm. fino a, chiamare, a creare un tappo fino a creare un tappo sì e poi mh. però in cima al tappo poi c'è sempre sta palla con questi ganci nel senso quella lì è la parte finale. Per alcuni avviene prima, altri invece ci mettono un po' di più, e quindi c'è questo tappo di molecole tutte aggregate. Un, ci sono i presunti supposti um, corner che analizzano uh, gli oggetti, i soggetti colpiti da malore improvviso e hanno visto che la ghiandola pineale. È o assente oh. o atrofizzata o diversa oh. dal normale è così in eterico. Ovviamente noi facciamo una visione in eterico: vediamo la pausa ah. esoterica, non c'è nessuna finalità oh. scientifica o riscontro no, scientifico. No, no. Noi guardiamo, sì. è, è così è confermo perché se, eh, non, se ti ricordi, ci sono state un paio di sessioni mesi, 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 mesi fa dove uh -huh. andavo a vedere su. Persone che erano cinivaccate che ci veniva chiesto dai clienti e io vedevo proprio che qua gli creavano un triangolo e c'era un collegamento con la pineale verso l'esterno e quindi l'avevo già visto in tempi non sospetti, questa cosa assolutamente quindi staccano la PS? Sì. E man mano che ciucciano la pineale, la PS diventa tutta scagliata, no? Sai con il bordo tutto frastagliato e nero, e dentro vedo grigio, e sempre più PS diventa così. Ciao, ciao, Epifisi. Pineale. Mm. Ciao, ciao, Pigna, che campeggia mm. su tanti cancelli oh. di ville o. Um... Che è la pineale, ricordatevelo? Sì. O quel soprammobile che piace tanto, non so, per esempio, in Sicilia piace tanto la pigna. Che, che strano, che non lo sa nessuno che questa cavolo di pigna è la pineale, che è il simbolo massonico e, ed esoterico per eccellenza. Oh. Che strano che viviamo in un mondo di deficienti. Eh? Sì. E poi magari qualcuno sentirà questo video e dirà, eh, ma quello chi si crede di essere? Eh, eh, ma no, no, ha ragione la TV, ha eh, ragione che commentana. No, no, uh -huh, non è la pigna, uh -huh. è solo un soprammobile. La cultura nostra si quella di avere la pigna. Non vuol dire niente se non una pigna, che francamente mm -hmm. nella Sicilia non c'entra nulla. Ci sono paesi e regioni italiane che di pini ne hanno ben po pochi, eppure c'è la pigna. Appunto. No, che domanda, che roba strana. Poi magari ve siete anche andate a vedere come è fatta questa epifisi. Sembra una pigna. Eh no? sì. Guarda oh, che caso. Bene. Mm, come vedi la situazione di questo malore improvviso? Nuova patologia riconosciuta dall'SSN? Nuovi casi in aumento? Siamo... Ah, da parecchi, tantissimi. Io vedo sempre esponenziale. Allora, eh, lo, lo vedo da sempre io, però adesso proprio... Eh giorno per giorno è quasi come se si moltiplicassero quindi uno due quattro otto no? esponenzialmente sì, spazio per future eh, punturine non c'è quindi la gente se ne accorge oh. in famiglia ci sono casi assolutamente non ne parlano solo i complottisti inizia proprio a accorgersene la gente sì. c'è spazio cioè. per nuove epidemie per nuove punturine oh per la quarta, quinta, sesta, nonono dose. Non Quindi diciamo per i non punturinati la, il peggio è passato. Allora, passato da quel punto di vista, eh, io continuo a vedere un passaggio molto cruento, tra virgolette, nel senso che... Eh, uh, Sta venendo a, a galla tutto. Io vedo tanti arresti e vedo tanti, mh, che verrà fuori tutta la verità e poi eh, si ripartirà. Ma questo passaggio è abbastanza. A livello pratico, eh, quello che continuo a vedere è che sarà abbastanza mh, duro perché vedo gente che rimarrà senza cibo, vedo eh, eh, i militari che daranno la razione di cibo e. Vedo che non ci sarà la luce, ma sta, questo si sta già vedendo. Ma lo vedo già da un po'. Eh, quello che vedo è che sarà un passaggio, ma la gente darà di testa completamente, non sono pronti per niente. In più sono, e soprattutto quelli cilivacati, è come se morissero prima perché danno di testa. Quindi è tutto un meccanismo così. Quindi ci saranno un po' di mesi di questo passaggio, un po' così. Quando? entro fine anno inizieremo a vedere questa cosa critica secondo me vedo fino ad aprile dell'anno prossimo poi inizierà a... A... a rinascere tutto c'è bisogno di sangue ah, sì, ce ne sarà, ce ne sarebbe bisogno tanto ma, ma non controllo No, c'è cioè quelli non ci nibacati, ovvio, mm. però perdono il controllo non, non riusciranno a star dietro a questa cosa, quindi ma obbligheranno qualcuno a donare il sangue, no, 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 non è possibile. Perdono il controllo non sanno più da che parte girarsi, io li vedo proprio un disastro. Cioè, vedo proprio mm. un momento un po' così, mm sono in grado di crearsi una d'Eterno, micini vaccati. Ha un limite, è come se avesse un bordo. Come posso dire? È come se avesse un limite. È come se fosse una sfera chiusa che non, da cui non esce l'energia. Ok, ha senso assumere melatonina? Specialmente i se, se la melatonina non fosse compromessa esistono orso, bisogna forme... stare, mm. eh, bisogna stare attenti. Allora, come ultimo tentativo, e questo l'avevo già visto, ma adesso è molto più chiaro: come ultimo tentativo del deep state perché sono disperati e devono cercare di tirar su energia più da tutti il più possibile, ok? Mm -hmm. Quindi stanno contaminando i farmaci, e soprattutto i farmaci e le anestesie. Quindi eh, eh, la, la melatonina potrebbe essere utile per sbarrellare meno, eh? Ma non è che. Risolvere il cvac semplicemente eh, ti fa arrivare più calmo e, più, e meno eh, scombinato, comunque alla, alla patologia e poi alla morte, ma può essere compromessa la melatonina. Oltretutto. Va bene va male, quello che vuoi. Eh, percentualmente nel cinema eh, medici medici quanti sono? 16%. Ok. Chi entra nel cinema è un medico che si batte. Che si rifà la verità, che dice la verità e che accetta tutto quello che c'è da accettare, sospensioni, risate, quello che è, ma resta nella verità. Chi resta fuori viene bombardato ad Eternum da Ad Eternum. Se vuole smettere di prendere Ad Eternum in testa, entra nel cinema e si adatta alla verità, al suo mestiere. Allora, di questo 16, allora 13 sono assolutamente pronti a battersi, sono arrivati fino qua e non ci sarà niente che gli può far cambiare idea. C'è un 3% che. Eh, non ci faranno cambiare idea, ma stanno un po' più in sordina. Quindi è come se si allontanassero un po', si isolassero un po', si isolano per un po' e no, non, non hanno la forza. Devono rimanere centrati in, in loro, quindi non hanno la forza di battersi fuori. Però non, non vengono. non riescono a convincerli comunque, sono arrivati fino a qua. bene voglio aggiungere qualcosa l'importante è rimanere centrati lavorare su di sé e essere mh, autonomi essere pronti ad essere autonomi eh, rimanere centrati eh, soprattutto magari i bambini tenerli lontani da, da, da vedere ecco tutte queste cose Secondo me può essere utile questa cosa. Se no, li hanno cenevaccati i geni dei genitori. Sì, certo, no, di sì. quei bambini, di quelli che non sono cenevaccati, gli altri. Ricordiamo tutto per evitare un'influenza, quindi grazie. Quindi io capisco che un genitore debba... No, è eh, un'influenza. No, okay. che... Va bene, chiudiamo qui. Grazie Elena, no. ciao a tutti e grazie anche all'amica che ci ha ospitato, che per non si sa mai non nomino.